12.000 serbatoi per acqua, 5 milioni di paia di scarpe, 92 milioni di metri di panno per divise, 15 milioni di scatole di minestra, 17 milioni di scatole di carne. Tra il 1935 e il 1939 il costo dell'impresa etiopica graverà sulle casse dello Stato per 40 miliardi di lire, pari a circa 37 miliardi di euro. Le ambizioni coloniali dell'Italia in Africa orientale non nascono col fascismo. L'Italia aveva infatti già colonizzato l'Eritrea e parte della Somalia negli ultimi decenni dell'Ottocento. Nel 1896 il governo Crispi aveva tentato di conquistare anche l'Etiopia, che confinava con le due colonie. Questo tentativo era finito nel disastro di Adua. Un contingente italiano di 16.000 uomini veniva annientato dalle truppe etiopiche. Già nel 1896 l'Italia, a quel tempo l'Italia liberale, aveva cercato di conquistare l'Etiopia, ma la forza armata del Negus Menelik aveva arginato questo tentativo italiano ad Adua, 1 marzo 1896. I governi che si succederanno a quello Crispi non dimenticheranno mai la disfatta di Adua. Ancor meno la dimenticherà Mussolini. Eppure, per tutto il primo decennio del regime, il Duce coltiverà con l'Etiopia una politica di buoni rapporti. Nel 1928 firmerà persino un patto di amicizia col grande paese africano. Haile Selassie, che aveva governato come reggente sin dal 1916, venne incoronato imperatore solo nel 1930. Avviò immediatamente una politica di riforme con lo scopo di modernizzare lo Stato. Era un compito enorme, ma il processo di formazione di uno Stato moderno era agli albori quando scoppiò la guerra. C'era tantissimo da fare, ma tutto fu bloccato dal conflitto imminente. Persino l'Accademia Militare venne ridimensionata. Nel 1932 comincia a maturare in Mussolini, tuttavia, l'idea di una nuova grande impresa coloniale. Obiettivo l'Etiopia e la creazione di una grande Africa orientale italiana, la quale, insieme alla Libia, ottenuta con la guerra italo-turca del 1911, avrebbe dato vita all'impero. Mussolini incarica il quadrunviro generale Emilio De Bono di predisporre un piano di invasione, che però resterà nei cassetti. Che cosa successe tra il 1932, data del piano, e l'ottobre 35, invasione dell'Etiopia? Beh, intanto la volontà mussoliniana di avere maggior prestigio internazionale e soprattutto proprio a livello di politica internazionale, nel marzo 1933 a Berlino era salito al potere Adolf Hitler. Hitler, l'allievo di Mussolini, rischiava in questo modo con la sua forte Germania di essere più bravo e più importante del suo maestro. Mussolini intuisce, forse prima degli altri, che niente sarebbe stato più come prima. L'ideologia nazista connotata da militarismo e volontà espansionistica destano in lui grande preoccupazione. Le pretese di Hitler sull'Austria ne costituiscono una inquietante conferma. Ragioni interne e ragioni internazionali inducono quindi Mussolini a stringere i tempi di un attacco all'Etiopia, sebbene negli anni 30 una guerra coloniale appaia anacronistica. In molti paesi colonizzati sono cominciati a nascere movimenti nazionalisti e indipendentisti destinati a cambiare il volto geopolitico del mondo. In India, nel 1932, Gandhi, con un digiuno ad oltranza, ha dato inizio ad una campagna di disobbedienza civile contro il dominio britannico. Le grandi potenze coloniali cominciano a pensare a riforme in senso autonomistico dei loro possedimenti.
Per apparire sempre meno come occupanti, i compiti di gestione politica e amministrativa vengono affidati a funzionari civili, mentre i militari restano in secondo piano. Ma l'evoluzione della politica coloniale europea viene ignorata dal governo italiano. Mussolini rispolvera il vecchio piano De Bono per la conquista dell'Etiopia. Cinque dicembre 1934. Un incidente per l'approvvigionamento di acqua alle fonti di Wal Wal, sul confine tra l'Etiopia e la Somalia italiana, è il pretesto che Mussolini coglie per accelerare i tempi della guerra. In un promemoria del 30 dicembre 1934, indirizzato alle autorità del regime, il duce scriverà: il problema dei rapporti Italo-Abissini è diventato un problema di forza, un problema storico che bisogna risolvere con l'unico mezzo col quale tali problemi furono sempre risolti: con l'impiego delle armi. L'Etiopia risponde anche ad altri obiettivi del duce. È l'ultimo territorio di rilievo non ancora colonizzato da altre potenze europee. Si presenta come un obiettivo facile. Sarà l'uomo nuovo forgiato dal fascismo a lavare l'onta di Adua. Nonostante venga ritenuta e presentata come una guerra facile, si assiste a uno spiegamento di forze eccezionale. Già dal punto di vista militare, se ad esempio poche decine di migliaia di soldati avevano aggredito l'Etiopia ad Adua, Mussolini mise in campo 500.000 di persone, 500.000 di italiani, militari e militarizzati, lanciati contro l'Etiopia. Non era mai successo in nessuna guerra coloniale europea contro qualunque dei poteri tradizionali africani. L'Italia ammassa truppe a nord, in Eritrea, e a sud, in Somalia. A De Bono, che si trova già in Eritrea, Mussolini scrive: non hai che da domandare, ti sarà mandato sempre di più di quanto chiederai. Mussolini doveva vincere in pochi mesi quella guerra. L'aveva lanciata appena finita la stagione delle piogge, nell'ottobre 35, e doveva vincerla in maniera definitiva prima dell'arrivo dell'altra stagione delle piogge, appunto verso maggio-giugno. Quindi la tecnologia, insieme al numero dei soldati, era funzionale, era necessaria per vincere la guerra in breve tempo. Seminare il terrore in tutto l'impero. È questo che rappresenta l'assoluta superiorità nostra, l'offendere senza essere offesi. L'aeronautica italiana, come qualunque altra arma aerea, era nata negli anni 20 e nacque quindi arma fascista, arma littoria. Il fascismo investì sempre nella propaganda aeronautica. Nella guerra italo-etiopica del 35-36 l'aeronautica ebbe un ruolo di rilievo. Dall'alto essa osservava le mosse dell'esercito tradizionale etiopico. Ma al di là di questa realtà militare, eccezionale fu la propaganda che in Italia fu svolta a proposito dell'aeronautica fascista in Etiopia. I giornali erano pieni di notizie sull'aviazione in Etiopia e protagonista di questa propaganda furono i gerarchi, furono gli uomini nuovi del fascismo. La guerra aerea, scrive lo storico Giorgio Rochat, era moderna, facile da raccontare, illustrata da fotografie e filmati. Le macchine volanti erano terribili e affascinanti, ma lasciavano spazio a imprese individuali,
agli aspetti umani, ai nuovi eroi del regime. Mai nella storia delle guerre coloniali un paese europeo aveva mobilitato forze così ingenti. La guerra d'Etiopia deve essere assolutamente vinta, e sarà vinta, ma costerà moltissimo. Non soltanto in termini di vite umane, ma soprattutto in termini di risorse economiche. Oltre alle quantità di armi, sbalorditive sono le cifre riguardanti l'apparato logistico e di approvvigionamento. L'imperatore Haile Selassie mobilita 300.000 uomini, muniti in gran parte di armi primitive. Contro un esercito dotato di mezzi moderni, sono destinati a soccombere. A quell'epoca il potere era nelle mani dei signori feudali o semifeudali che governavano le province. Quando scoppiò la guerra, vigeva ancora il sistema di potere tradizionale. E furono proprio i vecchi capi a organizzare la difesa contro l'invasione. All'inizio essi in grande maggioranza si schierarono con l'imperatore, ma dopo la sconfitta molti passarono dalla parte degli aggressori. Vedere soprattutto un fatto nuovo nella storia dell'umanità. Il popolo italiano che è il protagonista della sua storia. A Mussolini però la sola vittoria militare non basta. Vuole che tutto il popolo italiano si senta direttamente coinvolto. E sulla guerra voluta dal popolo tornerà più volte nei suoi discorsi e nei suoi scritti. Per il Duce, la guerra d'Africa è una guerra di civiltà e liberazione. La Roma fascista di Mussolini dovrà avere la stessa missione della Roma dei Cesari. Roma dovrà tornare ad essere un impero. Per convincere gli italiani della necessità di questa guerra che lì avrebbe impegnato così tanto, 500.000 di soldati, che sarebbe costata così tanto, che avrebbe messo così ad alto rischio la posizione internazionale dell'Italia, la propaganda era necessaria. Da qui il bombardamento concentrico delle coscienze degli italiani. Mussolini, il fascismo, doveva vincere i cuori e le menti degli italiani per poter poi vincere la guerra d'Etiopia. Mussolini vuole fascistizzare il paese e a tale scopo saprà sfruttare magistralmente i mezzi di comunicazione di massa. In particolare la radio, che viene ascoltata nelle case, nei luoghi di ritrovo, nelle fabbriche. È una colonna sonora fatta di dichiarazioni, proclami, discorsi, parole d'ordine o di canzonette facili e orecchiabili che colpiscono e infiammano la fantasia popolare. E accanto alla radio, a fare da cassa di risonanza alla politica del regime, saranno i documentari e i cinegiornali dell'Istituto Luce, fondato nel 1925. Celebrato nell'urbe con la decima leva fascista presenziata dal Duce. Le direttive impartite alla stampa sono precise e severe. Vanno pubblicate delle fotografie solo per dimostrare che l'Abissinia è un paese arretrato, è un paese di straccioni e di banditi. Non si deve quindi parlare né di Stato abissino né di forma civile dell'organizzazione abissina. Capitale sonnecchiante, con le sue misere baracche e i rozzi tukul, dove la vita si svolgeva lenta e primitiva, e 100.000 esseri umani, vero branco di schiavi, languivano nell'abbandono e nella sporcizia, all'ombra e nel terrore della corte tafariana. Poveri bimbi intristivano nelle malattie e nel sudiciume. E nei vecchi mercati carovane disordinate, sfuggite ai predoni, portavano i magri prodotti di una terra trascurata. L'ufficio, poi ministero per la stampa e propaganda, doveva soprintendere a tutto questo in maniera dettagliata e analitica. Certo, tutto questo non poteva non creare un certo consenso alla guerra che il fascismo stava iniziando a combattere. Ma attenzione, fu un consenso di breve durata. Lo storico Renzo De Felice ha osservato nella sua opera che il consenso degli italiani alla guerra d'Etiopia durò in realtà poche settimane, nemmeno i 7 mesi della guerra.
Il 3 ottobre 1935, 100.000 soldati italiani, con l'appoggio di aerei, artiglieria e mezzi corazzati, e affiancati da un alto numero di truppe coloniali reclutate nelle colonie italiane, Eritrea, Somalia e Libia, sotto il comando del generale De Bono, iniziano ad avanzare dall'Eritrea senza una dichiarazione formale di guerra. Il legionario Romeo Polidoro si trova sul confine la notte prima dell'invasione. Ci venne a visitare Carlo del Croà, il generale Carlo del Croà, che era cieco, senza bracci e con una gamba sola, l'altra ce l'aveva di legno. Era il grande invalido della guerra 15-18. E ci disse: ragazzi, dice, da questa notte voi varcherete i confini, il Mareb. C'è l'ordine di mantenervi corretti verso questa povera gente. E poi dopo ci fu una scaramuccia verso Adua, una piccola scaramuccia. Contemporaneamente, dalla Somalia italiana avanza un contingente agli ordini del generale Graziani. Rodolfo Graziani era nato in provincia di Frosinone nel 1882. Di buone capacità militari e di grandi ambizioni, dopo la marcia su Roma si schiera decisamente col fascismo, mettendosi sotto la protezione politica di De Bono e dello stesso Mussolini. In Libia, come in Africa orientale, si macchierà di innumerevoli crimini di guerra. Di fronte ai mezzi moderni dell'armata italiana, gli abissini, armati in modo primitivo, non possono opporre alcuna resistenza. Io, come ufficiale, ero armato di un fucile. I miei uomini invece erano per lo più armati di scimitarre, lance e scudi. Le truppe italiane provenienti dall'Eritrea, in pochi giorni passando per Adigrat, occupano Adua. In Italia l'entusiasmo è alle stelle. L'onta del 1896 è lavata. Segue a distanza di pochi giorni la conquista della città sacra di Aksum, la città dei 100 obelischi, la capitale religiosa dell'Etiopia. Quando eravamo lì ad Aksum, cominciamo a vedere un cumulo, un rudere di sassi, su per giù, quasi squadrati. Quel rudere di sassi era tutto ricoperto da muschio, falaschio, spini, sterco di bestie, eccetera. E quello era l'obelisco. Ecco l'obelisco che noi altri italiani abbiamo portato via dall'Etiopia. Contro l'Italia vengono decise sanzioni che non si segnalano però né per tempestività né per rigore. Dalle sanzioni sono escluse materie di vitale importanza, come ad esempio il petrolio. Inoltre, nessun provvedimento viene preso per interdire ai convogli marittimi italiani l'attraversamento del canale di Suez. La Gran Bretagna e la Francia, al di là delle condanne di facciata, lasciano di fatto mano libera a Mussolini in Etiopia. Temono che una reazione troppo forte possa spingere l'Italia nelle braccia della Germania. La Società delle Nazioni non poteva non comminare delle sanzioni punitive nei confronti dell'Italia fascista, che aveva aggredito un altro componente della Società delle Nazioni stessa, l'Etiopia. Gli italiani conoscevano quello che la stampa del regime diceva loro. Quindi molti si avvicinarono al regime contro le sanzioni. Stupisce, ma va riscontrato, che persino alti intellettuali, che avrebbero invece potuto e dovuto conoscere la situazione internazionale, colsero questa occasione per avvicinarsi a gran fretta al regime e a sostenere questa aggressione all'Etiopia. Le spose italiane sono chiamate a contribuire alla guerra con la propria fede nuziale. In cambio ne riceveranno una di ferro.
A dare il buon esempio sarà per prima la regina, che donerà la sua fede d'oro. Il regime lo chiamerà il rito della fede. Alla raccolta dell'oro parteciperanno anche diversi prelati che cederanno le loro croci pastorali. Non mancherà neppure il tributo di grandi personalità della cultura, come Benedetto Croce e Luigi Albertini, che doneranno la loro medaglia di senatori del regno, o come Luigi Pirandello, che si priverà addirittura della medaglia ricevuta per il premio Nobel. La raccolta d'oro sarà cospicua, circa 500 milioni di lire dell'epoca. Al fronte, però, non tutto va per il verso giusto. Le ingenti forze messe in campo, che nei piani di Mussolini dovevano servire a garantire una vittoria rapida e sicura, rappresentano un problema sul piano logistico. L'Eritrea ha un solo porto, Massawa, troppo piccolo per una flotta di centinaia di piroscafi. Le strutture sono inadeguate, mancano banchine, piazzali, gru per accogliere uomini, mezzi, animali e vettovaglie. Manca il personale specializzato. Oltre 60 navi restano alla rada per settimane con tutto il loro carico. Nel mese di ottobre del 1935 riescono tuttavia ad attraccare 120 navi, da cui sbarcano 60.500 uomini, 11.500 muli, 1.300 automezzi e circa 150.000 tonnellate di materiale. Dopo i primi successi, a novembre il generale De Bono è costretto a fermarsi. L'impraticabilità delle strade provoca continui guasti ai camion e ai blindati. Il carburante scarseggia, dalle retrovie tardano ad arrivare rifornimenti e pezzi di ricambio. Mussolini è impaziente. Nessun contrattempo è tollerabile, nessun ritardo sulla tabella di marcia giustificabile. L'immagine del regime deve essere sempre e comunque vincente. A farne le spese sarà De Bono. Mussolini, che ha voluto il quadrunviro a capo della spedizione proprio per sottolineare il carattere fascista dell'impresa, non esita a sostituirlo. Il 17 novembre il comando viene affidato al generale Badoglio. Considerato uno degli eroi di Vittorio Veneto, Pietro Badoglio è soldato di ben altra caratura rispetto a De Bono. Piemontese, nato da famiglia contadina, Badoglio, di carattere schivo e austero, concede il minimo indispensabile alle esigenze propagandistiche di Mussolini. A un certo momento mi chiama il tenente Cortellini, dice: Polidoro, dove sei? Eccomi qua, tenente. Dice: vieni giù. Vado là, dice: qui c'è il generale Badoglio, che c'ha sete, tu c'hai sempre il caffè freddo, c'hai, dai. Va bene, io gli fo il saluto, gli consegno la buraccia e me se l'è bevuta tutta. Allora, dissi io, se lo sapevo gli davo il veleno, che è stato anche maleducato a bersi tutto il caffè, perché non bevo io. Nonostante le sollecitazioni di Mussolini, Badoglio prende tempo e chiede ulteriori rinforzi prima di riprendere l'avanzata. Ciò che per lui conta è la vittoria finale. Si preoccupa perciò di rinsaldare le posizioni conquistate e di risolvere i problemi logistici. Nel frattempo i Ras Abissini, alla testa di circa 140.000 uomini, lanciano una pesante controffensiva. Per un momento si teme addirittura che le truppe etiopiche possano aggirare i reparti avanzati italiani. La reazione di Badoglio è durissima. Getta in battaglia tutti i mezzi di cui dispone. 120 aerei bombardano senza tregua per giorni e giorni le prime linee e le retrovie. Vedemmo nel cielo quelli che ci parvero degli enormi uccelli, uccelli che facevano un gran rumore. Non avevamo mai visto, ma nemmeno sentito nominare gli aerei.
Man mano che si avvicinavano, si abbassavano e facevano un frastuono sempre maggiore. Poi cominciarono a buttare delle cose che sembravano delle palle bianche. Capiranno che sono terribili macchine di morte quando a migliaia moriranno sotto i bombardamenti. Badoglio se ne serve anche per spargere gas asfissianti e vescicanti come l'iprite e l'arsina. Hanno usato il gas. Hanno fatto perdere la vista e la pelle ai nostri e al nostro bestiame. È stata una grande crudeltà. I ciechi sono rimasti uccisi dagli animali selvatici. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le maggiori potenze europee si erano accordate con una convenzione internazionale per abolire il ricorso ai gas, agli aggressivi chimici. La stessa Italia fascista aveva firmato questa convenzione. Il fatto che l'abbia utilizzato, il gas, contro l'Etiopia nel 35-36, non può quindi non stupire e colpire la coscienza degli italiani di oggi. Il gas non era necessario probabilmente per vincere la guerra d'Etiopia, ma fu utilizzato lo stesso, sotto ordine del Duce, da parte dei comandanti militari del fronte nord Badoglio e del fronte sud Graziani, perché il regime doveva vincere, vincere senza incertezze, vincere rapidamente quella guerra. Di questi massacri niente trapela in Italia. La censura di regime attua una stretta opera di controllo su qualunque azione delle truppe italiane che non sappia di eroismo, coraggio e sprezzo del pericolo. Tanto più se qualche impresa può essere attribuita ai volontari delle camicie nere. Per marcarne il carattere fascista, Mussolini ha voluto che alla guerra d'Etiopia vi partecipasse anche il segretario del partito, Achille Starace. Alla testa di una colonna motorizzata composta da volontari della milizia, il 1 aprile del 1936, Starace, dopo aver attraversato un territorio inospitale e pieno di insidie naturali, ma privo di attività nemica, prende l'antica città di Gondar. Gondar è di scarso rilievo strategico, ma in Italia l'impresa viene esaltata come epica. A partire dal febbraio 1930, il generale Badoglio può contare su un esercito di circa 400.000 uomini. Uno dei più duri scontri con le forze abissine ha luogo sull'Ambar Adam, un altipiano a circa 800 km da Addis Abeba. C'era la compagnia di mitraglieri, erano tutti mitraglieri di Avezzano, della legione di Avezzano, che si erano avanzati avanti a noi, avevano preso un cucuzzolo così e si erano appostati là. Però noi vedevamo davanti a noi, che eravamo in altura più alto, eravamo, che gli abissini erano così. Saranno stato 200, 300 ognuno di noi. E l'avevano accerchiato, le stringevano sempre più, li stringevano. E i mitraglieri gli davano giù a paccare, a sparare. Però si vedeva che quelli non hanno paura e cercavano di pigliarli vivi. Il generale Mischi dice, perché qua ci bestemmiò? Siccome che noi si doveva tirare addosso ai nostri, ammazzarli, meglio che li ammazziamo noi e non che li famo serviziare da qui. Un ruolo di primo piano nella battaglia dell'Ambar Adam è giocato dagli alpini della divisione Pusteria, che arrivano per primi in cima all'altura. Continua la marcia verso la capitale. Badoglio fa marciare in testa le truppe coloniali e gli alpini, gli unici insieme ai muli capaci di procedere su un terreno impervio e accidentato. What?
Alla fine dell'avanzata non avevamo più nulla da mangiare. Per giorni avevamo conservato delle gallette dure come sassi che potevamo solo mangiare dopo averle intinte nel tè, ma dopo un po' finirono anche quelle. Un giorno, arrivati in un villaggio, il nostro comandante ci comprò un bue. Ma per nostra sfortuna era mercoledì e la nostra religione non ci consente di mangiare carne né di mercoledì né di venerdì. Alla fine il capitano convocò un prete copto che ci dispensò dai nostri doveri religiosi per quella volta. Alle loro spalle i reparti del genio lavorano giorno e notte per rendere agibili le strade esistenti e costruirne di nuove per l'avanzata degli automezzi. La protezione degli uomini è affidata all'aeronautica, che provvede anche ai rifornimenti dal cielo. È la prima volta nella storia che gli aeroplani vengono utilizzati a tale scopo. Un giorno vedemmo passare degli aerei che volavano bassissimo. Ci buttavano giù viveri, acqua, munizioni. Gli ostacoli da superare non sono però ancora finiti. Il 31 marzo si combatte la battaglia finale tra le forze italiane e l'ultima e più agguerrita armata abissina. Agli ordini di Haile Selassie, 35.000 abissini attaccano l'avanguardia italiana, composta da 40.000 uomini tra ascari e alpini. È la battaglia di Mai Cheu. Ho sparato 350 colpi, fino a quando all'improvviso ho sentito che il comandante del nostro plotone, il tenente Passalacqua, era stato gravemente ferito. Lasciai la mitragliatrice ai miei compagni e mi caricai il tenente sulle spalle e iniziai a farmi strada tra i rovi e le pallottole che fischiavano sopra le nostre teste. 350 carico sparare. Si chiama Svasulos. Le truppe etiopiche lanciano un attacco frontale, ma vengono prese tra due fuochi, dal cielo con i bombardamenti e da terra dal fuoco dell'artiglieria. Gli abissini sono costretti a ritirarsi. Adamo Assegagne aveva allora 18 anni. Durante un bombardamento ci andammo a rifugiare in una palude, convinti che lì almeno le bombe avrebbero fatto meno danni. Ma quando gli aerei italiani iniziarono a sparare con le mitragliatrici di bordo, si alzò un grande polverone. Vidi che caricavano mio fratello, che era completamente coperto di sangue e di mosche. Urlava come un disperato. Portate via mio fratello, non voglio che veda il mio sangue, non voglio che mi veda morire. Così avevo perso sia mio padre che mio fratello maggiore, il mio angelo custode. Ma il peggio avviene proprio durante la ritirata. Le truppe coloniali e gli uomini della tribù Galla, noti come feroci tagliatori di teste al soldo degli italiani, aprono una vera e propria caccia all'uomo. È una carneficina. 8.000 truppe etiopiche vengono massacrate dagli italiani e dai loro alleati. È l'ultimo atto di resistenza organizzato dal Negus, il quale riesce fortunatamente a sfuggire alla cattura. La strada per Addis Abeba è aperta. Nel frattempo il generale Graziani è penetrato in Etiopia da sud. Tra Graziani e Badoglio si accende una gara a chi per primo arriverà nella capitale etiopica. Ad avere la meglio sarà Badoglio, che il 5 maggio 1936 entra trionfalmente in Addis Abeba. Mussolini lo nomina viceré di Etiopia. Venendo meno per una volta al suo stile improntato alla sobrietà, scrive a Mussolini un telegramma dai toni trionfalistici. Sono entrato in Addis Abeba!
Con la conquista dell'Etiopia e la proclamazione dell'impero, il regime fascista raggiunge il culmine della popolarità. Conquistare la capitale dell'Etiopia, tuttavia, non significa aver soggiogato tutto il paese, il terzo per estensione del continente africano. La situazione è aggravata dalla miopia del regime e dal rifiuto di Mussolini di delegare qualunque tipo di potere a quei RAS che si erano schierati con l'Italia. I RAS delle armate sconfitte organizzano un movimento di resistenza a cui parteciperanno in tanti. Dopo l'occupazione italiana di Addis Abeba, Badoglio pensava di conferire ruoli di potere ai RAS filo-italiani e di creare una forma di governo simile a quella in vigore nelle colonie britanniche in Africa. Ma Graziani, Lessona e lo stesso Mussolini non condividevano i propositi di Badoglio. Ai RAS pertanto venne conferita solo qualche onorificenza, ma nessun potere reale. E questo fu un errore che doveva rivelarsi fatale al momento dell'invasione inglese. La negazione di potere aveva fatto venir meno nei RAS ogni senso di lealtà verso l'amministrazione fascista. Il 19 febbraio 1937 Rodolfo Graziani, subentrato a Badoglio, è oggetto di un attentato da parte di alcuni indipendentisti. Muoiono 7 alti ufficiali mentre Graziani rimane gravemente ferito. La rappresaglia è spietata. Migliaia di etiopi, tra cui molti studenti, e almeno 300 intellettuali vengono brutalmente trucidati. Centinaia di case vengono incendiate, numerose attività commerciali distrutte. Neppure i luoghi di culto saranno risparmiati. Penso che l'attentato a Graziani del febbraio del 1937 possa essere definito uno dei momenti decisivi dell'occupazione italiana dell'Etiopia. Fino ad allora vi era stata la possibilità che alcuni aristocratici e intellettuali etiopici si arrendessero all'idea dell'occupazione e giurassero fedeltà agli occupanti. L'attentato a Graziani e soprattutto la violenta reazione che ne seguì rese impossibile ogni forma di dialogo. La feroce rappresaglia culmina con la distruzione del monastero cristiano copto di Debra Libanos, dove vengono fucilati centinaia di religiosi. Graziani se ne vanta e orgoglioso scrive: «Ho avuto la forza d'animo di applicare un provvedimento che fece tremare le viscere di tutto il clero». Uno degli attentatori di Addis Abeba si era rifugiato qui al monastero, ma poi fu denunciato da un traditore. Gli italiani aspettarono però fino a maggio, sapendo che qui si sarebbero svolte delle importanti festività. Infatti, il 17 maggio, all'alba dei festeggiamenti, circondarono Debra Libanos e il 19 mattina, ricordo che era un sabato, fecero uscire le donne e i pellegrini. Presero tutti i monaci e i diaconi e li portarono su un colle qui vicino che si chiama Shinkurti. Lì scavarono una fossa comune e li fucilarono tutti. Non so se mi va di parlarne, non lo so. Insomma, l'attentato era stato a febbraio, ma hanno aspettato mesi per compiere la rappresaglia. Mesi interi hanno aspettato. I sacerdoti stavano pregando, insegnando. Li hanno prima separati dai diaconi e dagli allievi. Non conosco la cifra esatta, non lo so. Si parla di 300 monaci e molti diaconi e allievi. Avevano le mani legate con catene. Questo l'ho visto io. L'ho visto io quando abbiamo riesumato i corpi per dargli una degna sepoltura qui, nella chiesa del monastero. I cristiani etiopici avevano sempre avuto grandissima venerazione e rispetto per il loro clero. Qualunque oltraggio nei suoi confronti sarebbe stato visto come qualcosa di terribile. Il massacro dei monaci a Debra Libanos, pertanto, e l'uccisione di preti e di altri membri della Chiesa ortodossa creò enorme emozione tra gli etiopi.
proprio perché una cosa del genere non si era mai verificata nella storia dell'Etiopia. Persino i collaborazionisti e i capi che si erano sottomessi all'occupante rimasero scossi da questa azione. La furia di Graziani si scatena persino contro stregoni, indovini e cantastorie che vengono trucidati a centinaia. Malgrado il pugno di ferro di Graziani, l'Etiopia tuttavia non sarà mai sottomessa completamente. Negli anni successivi alla proclamazione dell'impero, le truppe italiane saranno impegnate a fronteggiare la guerriglia, le cui azioni aumentano di numero ed intensità. Una cosa ricorderò fino al giorno della mia morte. Un guerrigliero aveva combattuto per 2 giorni senza volersi mai arrendere. Anche se era completamente circondato e tutti i suoi uomini erano rimasti uccisi, ha lottato ferocemente per 2 giorni, fino a quando, gravemente ferito, non è stato catturato dal nemico. Lo portarono nel villaggio e lo seppellirono fino alla cinta. Poi, davanti a tutto il villaggio, iniziarono a sparargli con la mitragliatrice. Fu orribile, terrificante, disumano. La situazione appare fuori controllo. Questo per Mussolini è intollerabile. Alla fine del 1937 si lura Graziani e lo sostituisce con un esponente di Casa Savoia, Amedeo d'Aosta. Con questo atto Mussolini pensa di dare alla guerra un carattere non solo fascista, ma anche nazionale. Prefigurando un'emigrazione di massa di italiani in Etiopia, il regime, dal 1937, inizia a bonificare terre, a costruire strade e infrastrutture e a progettare un nuovo piano regolatore per fare di Addis Abeba la città modello dell'impero. Non mancano neppure alcune iniziative in campo sanitario e di assistenza alla popolazione locale. Tutto questo, però, si realizza in minima parte. La ricerca di un posto al sole, di un luogo dove far emigrare gli italiani per non farli più sentire bistrattati nei luoghi di emigrazione in America Latina, in America Centrale, in Europa, era un altro tema della propaganda. E effettivamente il fascismo sperava di poter portare milioni di coloni italiani in Etiopia. Ma tutte queste erano parole, perché in realtà mai più di alcune decine di migliaia di italiani si mossero verso l'Etiopia. Non ci fu il tempo per sfruttare le risorse del sottosuolo etiopico. L'Italia fascista spese forse 16 miliardi del tempo per la guerra d'Etiopia, una cifra immensa che creò un baratro nelle risorse finanziarie italiane. I venti di guerra che soffiano in Europa fanno passare in secondo piano l'avventura coloniale. Mussolini, per stare al passo con Hitler, trascina l'Italia in un conflitto che segnerà, insieme alla fine dell'impero, quello del regime. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori Gran Bretagna e di Francia. Con l'entrata in guerra della Gran Bretagna, la situazione nel Corno d'Africa cambia radicalmente. Il blocco navale inglese impedirà all'Italia il rifornimento delle sue truppe. L'Africa orientale viene gradualmente abbandonata dalle forze armate, che saranno appena in grado di inviare i mezzi necessari per continuare la repressione della guerriglia etiopica, sostenuta con grande impegno dalla Gran Bretagna. Gli inglesi lanciano un'offensiva su grande scala, partendo a sud dal Kenya e a nord dal Sudan, travolgendo le truppe italiane. Anche il Regio Esercito inizia a reclutare truppe indigene con il compito di effettuare azioni di guerriglia contro gli inglesi. Io sono stato con un gruppo che era chiamato Bande Irregolari, che poi sono diventate bande regolari dei battaglioni. Qui erano gli abissini che si sottomettevano. Si sottomettevano al governo italiano, che avevano combattuto fino a 2 giorni prima, 1 giorno prima, magari in imboscate, perché peraltro si sottomettevano. Era gente molto coraggiosa. Per cui
E veramente il fascino era comandare questi uomini. E anche il carattere degli abissini mi piaceva. Avevano della fierezza, avevano del coraggio, avevano del cuore. L'ultima grande battaglia in Africa orientale italiana si svolge nei pressi della città eritrea di Keren, dove 7 battaglioni italiani e 21 di Ascari resistono all'offensiva inglese per quasi 2 mesi. Alla fine vengono sopraffatti dalla moderna artiglieria e dall'aviazione britannica, che ha il dominio totale dei cieli. La Somalia italiana sarà conquistata il 25 febbraio del 1941 e l'Etiopia il 6 aprile. 2 giorni dopo sarà la volta dell'Eritrea. A un certo punto è venuto anche per noi l'ordine di arrendersi. Allora mi sono presentato al mio comandante, che era il maggiore che comandava questo quinto gruppo, e ho detto: guardi, che io non ho nessuna intenzione di arrendermi. Quindi chi mi vuole bene mi segua. La situazione è disperata. Siamo circondati, ma è facile di notte rompere l'accerchiamento e andarsene pochi uomini. Mi hanno seguito 20 di persone e con questi abbiamo cercato di raggiungere l'Ambalagi, dove ancora il nostro viceré combatteva da eroe, quale era. Il viceré Amedeo d'Aosta organizza un nucleo di resistenza sull'Ambalagi, dove si arrende con l'onore delle armi il 19 maggio. È la fine del sogno imperiale del regime. È durato solo 5 anni. Il 5 maggio del 1941 Haile Selassie viene rimesso sul trono. La Seconda Guerra Mondiale farà il resto. 400.000 prigionieri, compreso il grande contingente catturato in Libia, verranno avviati nei campi di internamento in Kenya, in India e Australia. Gli Ascari cercheranno di rientrare nei loro villaggi. Considerati traditori, saranno fucilati dagli etiopi. Gli Ascari dei battaglioni coloniali ricevono tuttora una pensione dallo Stato italiano per il servizio svolto nel Regio Esercito. Giuseppe Palumbo, dopo molti tentativi di fuga dalla prigionia, raggiungerà avventurosamente l'Italia nel 1942. Romeo Polidoro, rientrato in Italia, si arruolerà successivamente nell'esercito della Repubblica di Salò. I combattenti etiopici sopravviveranno ai vari regimi che si sono succeduti nell'Etiopia del dopoguerra. Vivono tutti in Addis Abeba.